In vista dell'uscita della nuova stagione di Arcane e dei mondiali di League of Legends 2024, in questo video voglio esplorare un po' il mondo di League of Legends, ma non da un punto di vista ludico, bensì di branding. Un'atmosfera un pochino più aziendale, con un focus su Riot Games, la software house che ha dato vita al brand League of Legends. Prima di tutto, che cos'è League of Legends? Si tratta di un MOBA. I MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, sono un genere di videogiochi strategici dove due squadre di giocatori si affrontano in una mappa chiusa con l'obiettivo di distruggere la base principale avversaria, spesso chiamata Nexus o Core, mentre difendono la propria. League of Legends è stato sviluppato da Riot Games e rilasciato ufficialmente il 27 ottobre 2009. Il gioco è nato come un'idea di Brandon Beck e Mark Merrill, i fondatori di Riot Games, che volevano creare un titolo ispirato a Defense of the Ashes, Dota, una popolare mod del gioco Warcraft 3. Dota era un precursore del genere MOBA e mostrava le potenzialità di questo stile di gioco, ma era molto limitato dal fatto che esistesse solo come mod. Perciò Riot Games ha deciso di creare un gioco standalone che si basasse sulle stesse dinamiche, ma migliorando l'accessibilità e aggiungendo nuove idee. Per dirla in estrema sintesi, in una partita MOBA ogni giocatore controlla un singolo personaggio con abilità uniche, spesso chiamato eroe o campione. Questi personaggi hanno ruoli specifici all'interno del team, come attaccante, difensore o supporto. Le caratteristiche principali dei MOBA includono mappe simmetriche, ovvero la mappa di gioco, che è divisa in diverse corsie che sono di solito tre, chiamate lane, e zone neutrali, con obiettivi da conquistare e controllare. E poi abbiamo la progressione in game. I giocatori guadagnano esperienza e oro durante la partita sconfiggendo nemici o portando a termine degli obiettivi, il che permette di salire di livello e quindi acquistare equipaggiamento per potenziare il proprio personaggio. E poi abbiamo il gioco di squadra. La cooperazione tra i giocatori è essenziale per coordinare attacchi, difendere zone chiave della mappa e ottenere la vittoria. I MOBA hanno portato una ventata di aria fresca nel mondo dei videogiochi e questa novità ha permesso un'elevata diffusione di questo genere di giochi, soprattutto per il fatto che le regole di base sono particolarmente complicate e per la possibilità quindi di creare un mix di scelte tattico-strategiche unite al necessario allenamento per imparare a usare i vari personaggi o campioni del gioco. In particolare, League of Legends inserisce anche un elemento aggiuntivo, dando vita a una vera e propria storia all'interno del gioco, in gergo la cosiddetta lore, sviluppata attraverso attività di world building, l'attività di scrittura di un mondo, di un ecosistema, di un ambiente. Si tratta quindi di una raccolta di racconti che contestualizzano l'ambiente in cui i personaggi si muovono. Ed è qui che entra in gioco la serie Netflix di Arcane, che diviene un elemento finalizzato allo sviluppo di una storia originale, arricchendo la storia del mondo e soprattutto fidelizzando i già clienti appassionati e potenzialmente dando anche vita a nuovi potenziali clienti per il prodotto o per il videogioco, ma di questo ne parliamo dopo. Il brand League of Legends ha fatto una scommessa rischiosa, rendendo il suo gioco gratuito da scaricare e offrendo quindi entrate solo dalle sussidiarie. Il brand è diventato un modello di free-to-play, guadagnando grazie alle componenti aggiuntive. Passando alle microtransazioni, League of Legends mediamente incassa $31 al secondo, per un totale di 2,64 milioni di dollari al giorno. Fondamentalmente, a differenza di molti che passano ai giochi pay-to-win, LoL preserva l'integrità del gioco, offrendo solo acquisti addizionali per attrezzature più estetiche. Con più di 160 personaggi giocabili noti come campioni, ognuno con la propria storia, con la propria linea narrativa, League of Legends offre personaggi molto forti e carismatici. L'universo narrativo è vasto e c'è la mappa del mondo di gioco. Inoltre ogni regione ha la sua storia e i suoi personaggi associati. In questo modo i giocatori possono identificarsi meglio con i personaggi che stanno giocando e quindi affezionarsi con loro. Riot Games cerca di accontentare la maggioranza dei suoi utenti e fa ogni sforzo per ascoltare le opinioni dei giocatori, come dimostra il rilascio di Arcane, per esempio. Infatti molti giocatori, vedendo la qualità delle cinematiche del gioco, chiedevano da anni il rilascio di una serie o di un film su League of Legends. Ma focalizziamoci un attimo sulla storia di Riot Games. Fondata da Brandon Beck e Mark Merrill, due appassionati di videogiochi che si erano conosciuti al college, Riot Games
nasce da un'intuizione avuta osservando le prime microtransazioni implementate nel gioco Oblivion di Bethesda, della serie di Elder Scrolls. Questa osservazione li ha portati a immaginare un nuovo modello di business completamente basato sulle microtransazioni. Mortacci loro. Prima dell'ascesa di Riot Games, il mercato dei videogiochi era dominato dalla vendita di giochi in formato fisico, con opportunità limitate di gioco online e multiplayer occasionale. I giochi si acquistavano in negozio e si giocavano prevalentemente in solitaria. Beck e Merrill, tuttavia, visionavano un futuro in cui i giochi potessero essere offerti gratuitamente, spingendo i giocatori a spendere in contenuti aggiuntivi come nuovi personaggi, vestiti o scenari. Dopo essersi riuniti post-college, i due decidono di trasformare questa visione in realtà. Raccolgono un iniziale capitale di 1,5 milioni di dollari da amici e familiari, che insomma, begli amici, sufficiente per avviare lo sviluppo del loro progetto ambizioso, League of Legends. Nonostante enormi sfide tra cui la perdita del team di sviluppo iniziale e il totale esaurimento dei fondi, Riot Games riesce a raccogliere altri 20 milioni di dollari da investitori di venture capital, convincendoli della validità del loro modello di gioco gratuito ma monetizzato tramite microtransazioni. La loro perseveranza porta al lancio di League of Legends, che nonostante un inizio difficile, compreso un lancio anticipato senza l'infrastruttura dell'online store pronta, si rivela un successo straordinario. Il gioco rapidamente guadagna popolarità e le sue innovative meccaniche di monetizzazione si dimostrano incredibilmente lucrative. League of Legends diventa un punto di riferimento nel settore, influenzando profondamente il modo in cui i videogiochi vengono creati e venduti. La crescita esponenziale di Riot Games culmina nell'acquisizione da parte di un'importante azienda cinese per 400 milioni di dollari. Nonostante l'acquisizione, Beck e Merrill decidono di rimanere coinvolti nel progetto e nell'azienda, assicurandosi così che la loro visione originale continuasse a guidare lo sviluppo di nuovi giochi e nuove tecnologie e software. Riot Games è oggi riconosciuta come un'innovatrice nell'industria videoludica, con League of Legends che continua a essere uno dei giochi più giocati al mondo. La storia di Riot Games è un esempio lampante di come visione, innovazione e perseveranza possono trasformare un'idea in una realtà che rivoluziona interi settori industriali. Nel 2012 Riot Games istituisce la League Championship Series, LCS, e con questa riesce a dare una struttura ed un'organizzazione ad un nuovo tipo di pubblico, i giocatori professionisti, che ora hanno un incentivo agonistico per partecipare a questo tipo di competizioni. Quindi con l'evoluzione di questi due elementi in parallelo si è creato un effetto combinato che ha permesso la diffusione degli sport, arrivando alla terza edizione degli LCS, che hanno rappresentato l'evento che ha fatto esplodere gli sport a livello mondiale, facendo acquisire notorietà anche a livello internazionale a questo tipo di competizione. Questo nel futuro soprattutto grazie anche alla partecipazione degli Imagine Dragons, ma ne parliamo dopo. Nel 2014 gli LCS sono stati trasmessi in streaming in diretta da 40 partner televisivi ed in 19 lingue, con un totale di 27 milioni di utenti collegati durante la finale, arrivando ad un picco di spettatori simultanei di oltre 11 milioni. Oggi l'eSport continua a crescere e si prospetta un'ulteriore crescita per il prossimo futuro. I maggiori fruitori di eSport al momento sono la generazione X e Y, i millennial, che si stima guardino in media 95 minuti al giorno di streaming su Twitch. Chiusa la parentesi sul mondo eSports, parliamo ora del brand League of Legends e delle sue attività promozionali. Sebbene League of Legends sia un prodotto Riot Games, viene anche considerato un brand. Secondo l'American Marketing Association, un brand è un nome, un termine, un simbolo, un design o una combinazione di questi che identifica i prodotti di un venditore e li differenzia dai prodotti dei concorrenti. Il che, come abbiamo visto, è altamente applicabile a League of Legends. Nonostante sia il gioco numero uno al mondo, dati del 2020, attualmente l'industria dei giochi MOBA è alquanto satura. Con molti titoli di gioco disponibili è facile per i consumatori perdere la fedeltà a qualunque tipo di brand MOBA. Pertanto è importante che gli editori di giochi si assicurino di fornire vantaggi competitivi, come un'esperienza di gioco eccellente che includa un senso di realizzazione per i giocatori e che soprattutto faccia emergere una vera e propria community. Visto che stiamo parlando di un brand,
diamo un attimo un'occhiata a quali sono i valori di League of Legends e ancora meglio di Riot Games. I valori di brand sono degli imperativi assoluti, in quanto indicano come i consumatori sceglieranno un brand rispetto ai suoi concorrenti. Uno dei vantaggi più potenti che un brand può avere è che i consumatori credono che un brand sia relatable e allineato quindi ai valori dell'utente stesso. Essenzialmente, i valori del brand di Riot Games sono i seguenti. League of Legends mette sempre l'utente al centro di ogni decisione, migliorando costantemente la sua esperienza per garantire divertimento, coinvolgimento e soddisfazione. In secondo luogo abbiamo il sogno. Sognare, un'innovazione visionaria. League of Legends vuole spingere i confini del possibile, immaginando nuovi orizzonti e creando esperienze che ispirano e trasformano i sogni in realtà. E questo è il concetto alla base del fantasy. In terzo luogo abbiamo la crescita, la collaborazione e la condivisione. Credono infatti nel potere della collaborazione e della crescita collettiva. Ogni passo avanti è il risultato dell'impegno congiunto e del supporto reciproco. E al quarto posto abbiamo l'impegno, l'eccellenza. League of Legends non si accontenta mai, mira costantemente all'eccellenza, cercando di superare aspettative e standard di qualità attraverso la dedizione. Al quinto posto poi abbiamo l'ambizione con umiltà. League of Legends mantiene la passione e la fame di successo, ma con umiltà, che è necessaria per imparare a ascoltare e migliorare continuamente. Per questo ascolta gli utenti ed è un suo valore di brand. Proprio rispetto a questi valori possiamo anche recuperare il profilo psicologico del potenziale target. Si tratta di un profilo psicologico variegato e complesso. I potenziali utenti sono caratterizzati da diverse motivazioni e comportamenti che definiscono una community estremamente ampia di giocatori. Ecco quindi alcuni aspetti chiave che rendono questo target unico. Innanzitutto abbiamo un coinvolgimento, un focus sulla community. Per molti giocatori League of Legends non è solo un videogioco, ma è una vera e propria piattaforma social. Uno degli elementi che attira maggiormente i giocatori è la natura cooperativa del gioco, che richiede un lavoro di squadra. La sensazione di appartenenza è molto forte, i giocatori infatti creano dei legami che sono duraturi, sia con amici che con sconosciuti, condividendo momenti di gloria e anche delle sconfitte di gruppo. Le community in game, i club, i forum dei fan e persino gli eventi di sports creano un ecosistema dinamico in cui la partecipazione e l'interazione sociale giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare la fedeltà al videogioco e alimentare quindi la propria passione. In secondo luogo poi abbiamo le motivazioni diverse e le personalità di gioco. Mi spiego, League of Legends accoglie un'ampia gamma di profili di giocatori, ciascuno con le proprie motivazioni. Alcuni sono attratti dalla competizione feroce, spingendosi a migliorare e scalare le classifiche, mentre altri preferiscono un'esperienza molto più occasionale, più casual, giocando per divertirsi senza la pressione costante del ranking. La personalizzazione dell'esperienza di gioco permette a ogni giocatore di trovare il proprio spazio all'interno della piattaforma, indipendentemente dal livello di impegno che dedicano al gioco. La terza caratteristica è il benessere. La motivazione alla base dei coinvolgimenti dei giocatori in LoL può influire profondamente sull'esperienza di gioco. I giocatori più motivati da ragioni intrinseche, cioè il puro piacere del gioco, tendono a riportare esperienze più positive e soddisfacenti, mentre chi gioca per motivazioni esterne, come la pressione sociale o la competizione, può sperimentare tensione o stress. Questo naturalmente accade ad ogni livello della nostra vita. Tuttavia LoL offre un mondo talmente variegato che ognuno può trovare un equilibrio tra sfida e divertimento, evitando che il gioco quindi diventi una fonte di frustrazione. Questo mix di dinamiche sociali, motivazioni individuali e opportunità di crescita rende la community di League of Legends un microcosmo unico, dove il gioco va ben oltre il semplice passatempo. Per esaminare più nel dettaglio l'anima del brand di League of Legends, prenderò come riferimento le 5 dimensioni della brand equity di Hacker del 1997. Queste 5 dimensioni includono fedeltà a brand, consapevolezza del brand, qualità percepita, associazioni del brand e altri beni proprietari. Purtroppo salterò quest'ultima perché in rete non sono riuscito a trovare assolutamente nessun dato su questa cosa. Partiamo dalla fedeltà al brand. È difficile misurare la fedeltà al brand per quanto riguarda un software, ma secondo la ricerca di Piplani del 2020 bisogna identificare i nuovi utenti e gli utenti mensili come metriche di riferimento. Per prima cosa verrà determinato quindi il numero di nuovi giocatori e dei giocatori mensili di LoL. Infatti nel 2019 il numero medio mensile di giocatori di League of Legends era di 89 milioni, cifra che è salita a 110 milioni nel 2020.
La crescita degli sport, incluso LOL, è stata significativamente influenzata dalla pandemia di Covid-19, che ha portato un aumento dell'interesse per il gioco. Tuttavia, nel 2021, il numero di giocatori mensili è cresciuto ulteriormente, raggiungendo decine di milioni in più rispetto agli anni precedenti. Questo suggerisce che, sebbene la pandemia possa avere accelerato l'acquisizione di nuovi fan, la loro fedeltà al gioco era già forte e non dipendeva esclusivamente da essa. Passiamo ora alla brand awareness, la consapevolezza del brand. Inutile dire che la brand awareness è incredibilmente alta. League of Legends non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto su Twitch, la piattaforma di streaming più popolare tra i gamer. Non è solo uno dei giochi più giocati, ma anche uno dei più trasmessi e visualizzati in assoluto. La sua presenza costante su Twitch lo rende praticamente impossibile da ignorare per chiunque frequenti il mondo dei videogiochi. Insomma, la consapevolezza del brand è assicurata. Se non conosci LOL, probabilmente vivi su un altro pianeta o sotto una roccia. Passiamo ora alla qualità percepita. Uno dei segreti del successo di LOL è la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di giocatori. Che tu sia un novellino che gioca per puro divertimento o un competitivo incallito, c'è spazio per tutti all'interno della piattaforma. Questa flessibilità ha fatto sì che il gioco mantenesse la sua popolarità nel tempo. Ma non solo. League of Legends è stato anche tra i pionieri dell'industria dello streaming di videogiochi, aprendo la strada a quello che oggi è una colossale macchina da intrattenimento. Nonostante sia in circolazione da un po', LOL non ha mai smesso di innovare. Il team di sviluppo aggiorna costantemente il gioco, introducendo nuovi campioni, meccaniche di gioco innovate e stagioni competitive, assicurandosi che tanto i giocatori storici quanto i nuovi arrivati trovino sempre qualcosa di fresco e stimolante. Questo continuo rinnovarsi è senza dubbio uno dei fattori chiave del suo successo. Parliamo ora delle brand association. Il mondo degli sports, in cui LOL è protagonista, è particolarmente amato dai giovani adulti, soprattutto dai ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Non sorprende che questa fascia demografica sia cresciuta a ritmi vertiginosi negli ultimi anni, con un aumento del 60% di fan in un solo anno. Per dare un'idea dell'enorme popolarità degli sports, il pubblico che segue questi eventi supera di gran lunga quello del Super Bowl, che è uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti e quindi nel mondo. E non stiamo parlando di un margine così. Gli spettatori degli sports sono 10 volte più numerosi di quelli del Super Bowl, o almeno così era nel 2021. Oltre ai numeri impressionanti, c'è anche un dato interessante sul profilo economico dei fan. Quasi la metà di loro guadagna più di $75,000 all'anno, inserendosi nella fascia medio-alta della popolazione. Questo significa che non solo hanno tempo, ma anche soldi da spendere su contenuti extra, come per esempio cosmetici o armature all'interno del gioco. E a proposito di cosmetici, LOL ha attirato l'attenzione anche di alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo. Louis Vuitton, ad esempio, ha stretto una partnership con League of Legends, creando una linea di skin esclusive per i personaggi del gioco. Questa collaborazione segna la prima incursione di un marchio di lusso nel mondo degli sports, collegando addirittura due mondi e due industrie completamente agli antipodi, o almeno all'apparenza agli antipodi, come moda e industria di videogiochi. Questa cosa è incredibile. Ma Louis Vuitton non è l'unico grande nome a collaborare con LOL. Anche Amazon ha voluto la sua fetta di torta, offrendo contenuti esclusivi in-game come ricompense e cosmetici per i giocatori. Quando un colosso dell'e-commerce e un brand di alta moda si uniscono ad un videogioco, significa che il successo ha raggiunto livelli stratosferici. Torniamo ora però a parlare un attimino di sports, perché è un punto fondamentale. Abbiamo detto che LOL ha il suo campionato agonistico, il League of Legends World Championship, una delle principali brand extension di LOL e forse il suo evento di punta. Ma non solo, questo evento è proprio la punta dell'iceberg, la ciliegina sulla torta del mondo degli sports. Si tratta di 4 intense settimane di sfide in cui le 22 migliori squadre globali si sfidano per il titolo di campioni della stagione annuale. Ogni edizione del torneo è ospitata in diverse località, rendendo il Worlds del titolo un evento itinerante. Nel 2020 l'evento si è tenuto a Pudong, Shanghai. Nel 2021, a causa delle continue restrizioni, ovviamente causate dal Covid, l'evento si è tenuto a Reykjavik, in Islanda, senza pubblico presente. Nel 2022 il torneo ha attraversato diverse città in Nord America, includendo fra l'altro anche Città del Messico per i play-in, New York per i gruppi dei quarti di finale e Atlanta per le semifinali. La finale si è svolta invece a San Francisco. Nel 2023 l'evento si è svolto in Corea del Sud, con la finale a Seoul. Per questo 2024 le fasi iniziali saranno a Berlino e Parigi, mentre la finale si terrà a Londra, nell'O2 Arena. Questi eventi sono un'occasione
unica per i fan di tutto il mondo per assistere dal vivo in streaming alle competizioni più seguite nel panorama degli sports. Come riportato da Field Level Media, nel 2019 il pubblico medio al minuto per Worlds era di 23 milioni di spettatori. Nel 2020 invece questa cifra ha raggiunto quasi 50 milioni di spettatori media al minuto, segnando una crescita impressionante di oltre il 60%. Questo aumento di audience può essere attribuito in parte alla pandemia, che ha permesso a molti spettatori più appassionati di poter assistere all'evento direttamente da casa. Riot Games, per massimizzare l'impatto, ha promosso attivamente il torneo anche all'interno del gioco stesso, mostrando ai giocatori immagini promozionali e messaggi ben visibili riguardanti l'evento. Questo ha contribuito a mantenere alta l'attenzione dei fan, coinvolgendo ancora di più la community. Oltre alla schermata di accesso personalizzato, League of Legends ha creato un tema orchestrale per l'inno ufficiale di Worlds 2020, come una qualunque nazionale o evento sportivo, come la Champions League. Si tratta di un mix di orchestre e di elementi di musica electro dance, creando una combinazione audace ma moderna allo stesso tempo. E anche elegante. La musica classica viene spesso associata a raffinatezza e prestigio, ed è quindi in grado di attrarre un pubblico anche più maturo, mentre la musica elettronica è particolarmente apprezzata dai giovani adulti, che rientrano perfettamente nel target demografico di LOL, ossia persone tra i 18 e i 24 anni. L'uso di un tema musicale che parla a un pubblico così variegato ha permesso di creare una connessione emotiva più forte con l'evento. La musica infatti non serve solo come accompagnamento, ma gioca un ruolo cruciale nel rendere memorabile l'esperienza dei giocatori e degli spettatori, in linea con il valore di LOL, di mettere l'esperienza del giocatore al primo posto. Attraverso questo tipo di coinvolgimento emotivo, il successo di Worlds 2020 è stato ulteriormente rafforzato, contribuendo al grande aumento delle visualizzazioni del torneo. Per presentare il World Championship, Riot Games ha utilizzato l'animazione 3D. Il video del 2020 infatti funge da guida per le persone interessate a Worlds 2020, ma che non sanno esattamente come partecipare. Questo video ha probabilmente aiutato molti nuovi appassionati a orientarsi nel mondo del gaming professionale di LOL. Sapere dove guardare un evento aiuta notevolmente ad aumentare il numero di spettatori. Rendere l'esperienza di visione accessibile con una barriera d'ingresso bassa potrebbe essere stata una delle chiavi per raggiungere obiettivi di visualizzazioni più elevati. E questo ha anche permesso di coinvolgere band come gli Imagine Dragons o, quest'anno, i neoformati Linkin Park. Il video tutorial del 2020 riflette il valore del brand Stay Hungry, Stay Humble, per soddisfare la curiosità delle persone e aumentare anche la loro conoscenza dell'evento. Torniamo un attimo a parlare ora dei partner commerciali di League of Legends. Prendendo la definizione di Neumeier, le partnership del brand sono essenziali per contribuire al successo di un brand. Più partner ha un brand, maggiore l'esposizione ai diversi gruppi demografici. Nel 2020 League of Legends ha collaborato con Nike per promuovere Worlds in Cina. È stata scelta come ambassador Uzi. Lavorare con un brand noto come Nike e una celebrità del calibro di Uzi ha permesso a Worlds di raggiungere un pubblico ancora più vasto. Nike, popolarissima tra i giovani maschi di reddito medio, che costituiscono anche il target principale di League of Legends, ha sfruttato questa partnership per comunicare direttamente con questo gruppo attraverso l'abbigliamento sportivo. Questo tipo di collaborazione riflette il valore del brand di LOL legato all'eccellenza. Nike rappresenta infatti un simbolo di qualità e aspirazione, ma anche motivazione e competizione agonistica. Poi abbiamo Mercedes-Benz. Dal canto suo è stato il partner ufficiale del trofeo per Worlds 2020. Durante l'evento, il marchio di lusso ha lanciato una lotteria che permetteva ai fan di vincere merchandise esclusivo di League of Legends, prodotto in collaborazione con Mercedes. Questa partnership ha elevato lo status dell'evento, allineandosi ai valori di eccellenza e di sogno di League of Legends. Il prestigio del brand Mercedes ha contribuito a rendere Worlds ancora più memorabile, permettendo agli spettatori di sognare in grande, anche se non tutti potrebbero permettersi un'auto considerata a tutti gli effetti di lusso. Anche Spotify ha colto l'opportunità di farsi notare a Worlds 2020, diventando il partner musicale ufficiale. La piattaforma ha creato playlist dedicate all'evento, oltre a podcast esclusivi che raccontavano i momenti salienti di Worlds e gli inni ufficiali. Questa collaborazione ha permesso a Spotify di connettersi profondamente con i giocatori fan di LOL, offrendo contenuti musicali che potessero esaltare l'esperienza emotiva del torneo, dimostrando così il valore del brand LOL.
mettere l'esperienza del giocatore al primo posto. Come vedete, tutte queste collaborazioni, queste partnership, sono legate ai valori di brand, altrimenti sarebbero superflue, inutili e contraddittorie. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui in un video a cui tenevo particolarmente, che volevo fare praticamente da aprile. Ho aspettato però di avere la motivazione giusta, ovvero l'avvicinarsi dei mondiali di League of Legends. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se volete continuare ad ascoltare contenuti simili a questo. Io sono Leonardo Rinella e mi occupo di digital marketing, branding e social media. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito e ci rivediamo al prossimo video.